Ricorre quest'anno il 20° anniversario della morte di Federico Fellini. Quindi dobbiamo aspettarci, come è naturale che sia, una serie di contributi, saggi, volumi che facciano il punto sull'opera del grande regista scomparso, no? Ed è da poco uscito un volume, appunto, dal titolo Federico Fellini e la Spagna, edito da Carabba. E ne è autrice Stefania Miccolis, che ringraziamo di essere qui ospite da noi. Miccolis ha studiato cinema a Bologna e a Parigi, specializzandosi nel restauro delle pellicole cinematografiche, e poi ha conseguito un dottorato europeo di ricerca lavorando in Italia e in Spagna, quindi già una notevole esperienza nel campo cinematografico. Dunque, il suo volume indaga a tutto tondo, oserei dire, il rapporto della produzione filmica di Federico Fellini con la Spagna, con la penisola iberica, ripercorrendo film dopo film le tappe della fortuna del regista romagnolo appunto in quel paese, valutandone in qualche misura il successo. In appendice le lettere di Fellini al regista spagnolo Jordi Grau e una serie di interviste, i nomi sono molti, Kesic e tanti altri, intellettuali e cineasti che discutono la questione dell'accoglienza in Spagna dell'opera di Fellini. Segue, occorre dire, anche una ricchissima bibliografia che fa proprio il punto sulla questione e non solo sulla questione stretta del volume. Allora, infatti, la mole della bibliografia mostra quale la vastità dell'argomento Fellini, quanto sia vasto l'argomento Fellini. Allora, viene subito spontanea la domanda: come hai deciso di mettere a fuoco proprio questo tema, no? Fellini e la Spagna, fra i tanti temi possibili, insomma? Innanzitutto, Federico Fellini è stato sempre uno dei miei registi preferiti da quando sono cresciuta con le sue pellicole, no? Insieme alle pellicole di Rossellini, Visconti, De Sica, del grande cinema italiano. Ma non avevo mai approfondito la sua figura, neanche durante gli studi di cinema a Bologna. Quando mi è stata data la possibilità di studiare, di fare un dottorato di ricerca in Spagna, mi ero resa conto durante i corsi di lezione che Fellini non veniva preso mai come esempio. E mi sono chiesta il motivo per cui ci fosse questa esclusione. È stato per questo che ho approfondito la questione, incominciando a leggere un libro di Jordi Grau, appunto, che era stato un caro amico di Fellini ed è insomma tuttora vivente, anche se ha un'età avanzata. E che sono riuscita a conoscere, mi ha introdotto quindi nel mondo cinematografico spagnolo, tra l'altro a me piuttosto ignoto, perché comunque bisogna anche pensare che c'è stata una dittatura lunghissima, no? La dittatura franchista, che non ha permesso l'uscita delle pellicole cinematografiche spagnole dell'epoca, né la conoscenza dei vari registi. E, Fellini, infatti, in Spagna, ho capito poi, tra l'altro, intervistando Jordi Grau, parlandone con lui, con altri poi critici cinematografici che ho conosciuto e registi, che appunto in Spagna ha avuto delle grandi difficoltà ad entrare e grandi difficoltà anche di ricezione. E da qui è nata tutta lo svolgimento del mio La lavoro e tua della mia ricerca, curiosità sì. e quindi la voglia, no, di capire meglio il Scoprire. Perché, il per come, diciamo, i confini di questa penetrazione di Fellini in Spagna. Sì. E da questo punto di vista, proprio forse in riferimento a quel che hai detto, cioè la difficoltà insomma, del rapporto travagliato in qualche modo che Fellini ha avuto con la Spagna, che tipo di fonti hai potuto utilizzare, sì, insomma, quale piste di ricerca hai seguito, in che modo? Sì, dunque, a parte appunto la viva voce delle persone che ho intervistato, quindi Jordi Grau, ma anche Tullio Kezic, devo dire che il suo libro, forse il migliore che sia stato scritto su Fellini, La vita e i film di Federico Fellini, e tra l'altro era una persona
gentilissima, e forse c'è l'ultima intervista che ha fatto, perché poco dopo è scomparso. Sì. E poi sono stati importanti i visti di censura delle pellicole di Fellini, che mi hanno fatto capire nei film le cose che erano state tagliate, soprattutto quando uscivano i film in Spagna, durante il franchismo sempre. E poi c'è stata una ricchissima ricerca nelle emeroteche spagnole, nelle biblioteche, negli archivi, nella Filmoteca spagnola stessa, ma anche nella fondazione di Rimini, di Federico Fellini, che si trova appunto a Rimini. E quindi una ricchissima ricerca delle fonti emerografiche, perché insomma, mi interessava sapere come era stato accolto dalla critica e come i critici cinematografici riuscivano a comprendere, no, il regista, se le sue pellicole non entravano nel territorio spagnolo. Queste sono state appunto le fonti più importanti, insomma, molto vaste, perché per ogni pellicola ho dovuto analizzare non solo i periodici dell'epoca, ma anche le riviste cinematografiche che uscivano o a Madrid o a Barcellona. Ho preso anche questi due punti di riferimento, no? Le due città, una che era Certo. più franchista, l'altra meno, insomma, è stato piuttosto complesso come lavoro, ecco. Ma i visti di censura che cosa evidenziavano? Che politica censoria Beh, esce fuori, insomma? naturalmente nella commissione di censura spagnola c'era non solo una parte militare, no? Ma c'era anche una parte cattolica. Quindi la censura veniva fatta soprattutto per quelle scene che potevano essere considerate, non so, contro la Chiesa, contro il pudore, contro, no? E poi anche, non dobbiamo dimenticarci che Fellini non è mai stato, cioè, ha detto Ettore Scola, no? Che Fellini è stato il più grande regista politico che abbiamo mai avuto, invece non è stato mai considerato da questo punto di vista. In realtà, se le sue pellicole sono state censurate, ma scene intere tolte, oppure frasi cambiate totalmente, e film che non sono mai usciti, se non dopo la fine della dittatura, per esempio La Dolce Vita, che è del 1960, è uscito solo nel 1980, quindi considerare questo, insomma, bisogna tenere presente che la forza delle immagini e dell'arte felliniana era notevole, no? Era contro una dittatura che limitava tutto, no? Non c'è libertà di espressione, di pensiero, non c'è libertà di arte, e questo, insomma, ha penalizzato parecchio la ricezione di Fellini in Spagna, ecco. Ecco, infatti la domanda successiva che potevo farti era che tipo di ricezione Fellini ha avuto in Spagna, cosa questo che tu dici molto faticosa. E questione che mi interessa particolarmente, la differenza, lo scarto, no, tra la Spagna franchista e la Spagna post-franchista. Esiste uno scarto? Se sì, in che misura, in quale ambito specifico? O anche se vuoi, durante tutto questo lungo, perché sono decenni, come tu ricordi, no? La legislatura è durata parecchio, e ormai anche la democrazia spagnola data alcuni decenni, no? Quali sono i mutamenti, insomma, di questa ricezione felliniana? Dunque, durante il franchismo, appunto, le pellicole, per esempio, uscivano diversi anni dopo e una cosa importante, uscivano non in maniera cronologica, no? Anche questo è importante perché comunque non seguire un iter, un percorso anche mentale del regista, insomma, questo provoca comunque una difficile comprensione, no? Di ogni Certo. pellicola. E dobbiamo tenere presente, fra l'altro, che se ci di solito i critici cinematografici spagnoli avevano la possibilità di andare all'estero a vedere le pellicole durante i festival, ma anche se la loro critica fosse stata positiva, comunque le pellicole, una volta rientrate in Spagna, subivano quei tagli che non permettevano al pubblico di comprendere, Un no? totale Quindi stravolgimento, sì, un insomma. totale stravolgimento. E questa nella Spagna franchista, ma se poi pensiamo alla Spagna post-franchista, bisogna tenere presente che
uno, non avendo avuto una buona accoglienza durante il franchismo, i distributori non avevano il coraggio di proiettare le pellicole, di distribuire insomma le pellicole di Fellini. Sì. Questo si chiama un altro tipo di censura che in realtà esiste tutt'oggi anche in Italia, in tutto il mondo, che è la censura di mercato, ed è una cosa terribile, no? Perché magari pellicole di valore non vengono considerate perché appunto non fanno presa su un pubblico, il pubblico non ha un determinato gusto, non è preparato, no? A determinate pellicole, non capisce magari il valore, no, dei registi, dell'arte, e quindi questo ha provocato anche che dopo la sua morte le pellicole non riuscissero ad entrare, no? E quindi La voce della luna uscì dopo la sua morte, insomma, quindi non è stato fortunato in Spagna. E devo dire che comunque c'è stata anche una cosa molto importante. Durante il franchismo c'erano due riviste che entravano all'interno della critica spagnola, e erano i Cahiers du Cinéma, che avevano una grande predilezione per Rossellini, no? Soprattutto, e Cinema Nuovo di Guido Aristarco, che aveva proprio, si basava su teorie marxiste lucacciane, per cui Fellini veniva quasi, non dico, cioè, non ben considerato, insomma, sia da Nuovo Cinema Nuovo che dai Cahiers du Cinéma, e questo influenzava ugualmente i critici cinematografici spagnoli. Insomma, c'è stata tutta una serie di conseguenze che hanno portato alla cattiva accoglienza di Fellini. Senti, proprio in relazione a quello che hai appena finito di dire, che delini un panorama, come dire, accidentato, complesso quantomeno, no? Allora mi viene da domandarti, insomma, in quale modo, se c'è un modo, Fellini ha influenzato la cinematografia spagnola? Se ha influenzato la cinematografia, io credo che l'influenza non sia stata forte, insomma, perché comunque è inimitabile lui stesso, no? Tra l'altro nel libro utilizzo la frase che viene detta per Lubitsch, no? Che dice The Lubitsch Touch, no? Il tocco di Lubitsch, e io ho detto i Fellini Touch, perché comunque è inimitabile. Qualsiasi imitazione sarebbe veramente qualcosa di molto rischioso e anche potrebbe cadere nel ridicolo, insomma. E l'influenza che ha avuto sulla Spagna, ma forse su alcuni registi, no? Per esempio c'è un regista che si chiama Juan Antonio Bardem, che tra l'altro è il nonno dell'attore Bardem, che fece un film intitolato Calle Mayor, che si ispirava totalmente ai vitelloni di Fellini, e lui stesso lo disse, no? Che aveva ripreso moltissimo da questa pellicola, da questo film. Dopodiché abbiamo anche, non so, Mario Camus, un altro regista spagnolo, che fece Los Farsantes, che è una pellicola che invece si ispirava più a una delle prime pellicole di Fellini, che aveva fatto insieme all'Attuada, Luci del Varietà. Anche se lui, insomma, intervistato, disse assolutamente no, io non avevo neanche visto quel film, però insomma molte sono le analogie. I punti di contatto. Sì. E poi, ecco, Luis Berlanga, che diceva sempre che insomma l'ironia di Fellini, lui aveva preso molti personaggi, no, come spunto per fare anche i suoi personaggi delle sue pellicole, ecco. Ma poi per il resto non ha influenzato nulla, anche perché i registi è difficile che influenzino qualcuno, è proprio tutto un movimento culturale, tipo il neorealismo, no? Questo sì, ha influenzato tutto il cinema di tutto il mondo, no? Questo sì, però un regista singolo diventerebbe poi molto difficile, poi i geni è ancora più difficile, insomma. Benissimo, senti, concludiamo con la solita domanda che faccio a tutti i miei ospiti, un consiglio di lettura. Dunque, per me un libro che ha avuto molto significato è stato Una scelta di vita di Giorgia Mendola,
non certo per il suo stile letterario, quanto per il significato che esso ha avuto e che ha, insomma, nel senso, io credo che quando uno ha preso un determinato percorso, si è formato in un determinato modo, questo libro, mette a punto, cioè è un punto definitivo, no? Una tua presa di coscienza. Per cui leggerlo, secondo me, è come se ti portasse, come se ti dicesse, bene, hai scelto il percorso giusto. Allora, io credo che sia una buona lettura. Grazie, Stefano.